Tra i banchi dell'assise cittadina è arrivata la proposta dell'istituzione di una zona economica speciale, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione. Ma cosa sono le ZES, zone ad economia speciale? È una serie di pacchetti di agevolazioni fiscali ed economiche che vengono date o a imprese già operanti su quella porzione di territorio oppure a imprese che si vanno poi a costituire. È un'idea del 2017, quella di incentivare gli investimenti. Ma di fatto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di logistica pesante, capannoni, impianti per l'industria. Un pacchetto di incentivi che ovviamente ha bisogno di un'autorizzazione. Perché oggi come funziona all'interno di un territorio comunale? Che un imprenditore che vuole fare un investimento deve chiedere tutta una serie di autorizzazioni. E soprattutto l'idea di questo imprenditore deve essere coerente con il piano regolatore generale. Cos'è il piano regolatore generale? Una serie di norme che suddividono il nostro territorio in zone dove si può fare industria, artigianato, commercio o altro, quindi destinate a quella specifica attività. Ovviamente l'articolo 57 del decreto legge 77 del 2021 ha due commi importanti che ci fanno riflettere. Il primo è che dichiara queste zone ZES opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, il che è già un vincolo preordinato all'esproprio, nel senso che una volta che io individuo quella determinata